Questa è la storia di Venezia, non a parte dal 1268 al 1311. Nel 1268, nel tentativo di evitare che l'elezione ducale potesse essere in qualche modo pilotata, si procede alla definitiva riforma della formula elettorale affidata a un complesso sistema di votazione e sorteggi. Viene eletto il figlio di Jacopo Tiepolo, Lorenzo, che per compensare la progressiva perdita di potere della classe popolare nei confronti della classe aristocratica, crea la carica del cancelliere Grando riservata esclusivamente ai cittadini. Viene istituita la magistratura dei promissori ducali, incaricati di preparare ad ogni nuova elezione il giuramento di fedeltà imposto al doge. Nel 1269, intanto, i fratelli Polo arrivano a Roma con i messaggi del Gran Khan per il Papa, ricevendo l'incarico di condurre missionari in Cina. Nel 1270 c'è la pace con Genova e Bisanzio, con il Trattato di Cremona, ma nello stesso anno la città di Bologna sbarra la navigazione sul Po costruendo una fortezza, scatenando la guerra con Venezia, che vede bloccata una delle vie per il commercio con l'entroterra. La guerra si estende con la formazione di una Lega Italica, composta da Bologna, Treviso, Verona, Mantova, Ferrara, Cremona, Recanati, Ancona e altre città minori, che nel 1273 riescono a costringere Venezia alla pace. Quello stesso anno finisce il viaggio di ritorno dei Polo verso il Katai, questa volta accompagnati dal giovane Marco Polo, non riuscendo a portare con loro i missionari pontifici e a siglare l'alleanza sperata, rimanendo però per alcuni anni al servizio del Gran Khan, come ambasciatori e funzionari. Nel 1274 scoppia una grande rivolta a Creta, con il massacro del duca di Candia e di molti nobili veneziani. Lorenzo Tiepolo muore nel 1275 e gli succede l'anziano Jacopo Contarini che, come prima cosa, per far finire lo scandalo provocato dai legami matrimoniali della famiglia ducale del predecessore, promuove una legge che proibisca al doge e ai figli di sposare principesse straniere. Nel 1277 riprende la guerra contro Ancona, da sempre rivale nel commercio marittimo. Inaspettatamente Venezia viene sconfitta. Il Contarini, nel 1280, viene spinto ad abdicare e viene eletto Giovanni Dandolo, che nel 1281 stringe un trattato con Ancona a suo favore, per essere libero di agire contro i rivoltosi cretesi e istriani, sostenuti da Aquileia e dall'Austria. Nel 1282 si rifiuta di aiutare il Papa contro gli aragonesi, che avevano invaso la Sicilia, venendo per questo scomunicato assieme a tutti i veneziani. In Oriente, Genova, acquisita dai bizantini l'esclusiva sull'accesso delle acque del Mar Nero, crea le sue nuove colonie di Caffa e Pera. Venezia reagisce alleandosi con Pisa, ma questa nel 1284 viene disastrosamente sconfitta nella battaglia della Meloria. Nel 1286 il doge, per favorire l'aristocrazia, propone una legge per fare in modo che solo le famiglie già al potere possano accedere al maggior consiglio. La proposta viene respinta e il Dandolo presenta quindi una soluzione meno radicale, chiedendo che l'elezione dei nuovi membri venga sottoposta all'approvazione della maggioranza uscente, ma anche questa proposta non viene accettata. Giovanni Dandolo muore nel 1289. Nonostante la bocciatura delle sue proposte, i membri del partito aristocratico sono ancora forti e riescono a fare eleggere doge Pietro Pierazzo Gradenigo, il giovane capo della loro fazione, battendo il popolare Jacopo Scopulo Tiepolo, discendente diretto dei dogi Lorenzo e Jacopo, eletto a furor di popolo ma non secondo le norme elettorali. Il Tiepolo, per evitare la guerra civile, si ritira, ma la divisione tra i due partiti rimane insanabile. Con la caduta nel 1291 di Acri, ultima roccaforte cristiana in Terra Santa e la temporanea chiusura delle rotte per la Siria, si riaccende il conflitto con Genova per il controllo dei mercati bizantini. Nel 1293 i veneziani tentano di bloccare una rotta commerciale genovese a largo di Corone e scoppia la guerra. Dopo scontri minori, nel 1294, nella battaglia di Laiazzo, i veneziani vengono sconfitti. L'anno dopo la flotta veneta riprende il mare, ma le flotte nemiche non si incontrano. Poco dopo i genovesi spostano la guerra contro Creta e le rotte veneziane. In risposta i veneziani entrano nel Mar Nero e danno fuoco a Caffa. A Costantinopoli i coloni genovesi assaltano il quartiere veneziano, ricevendo il sostegno dell'imperatore Andronico II che fa prigionieri i veneziani superstiti. Nel 1296 la flotta veneta forza il Bosforo e mette a ferro e fuoco tutta la costa distruggendo la colonia genovese di Galata e schierandosi di fronte al palazzo imperiale costringe i bizantini ad abbandonare il conflitto e pagare un pesante tributo di guerra. Mentre la guerra con Genova prosegue, il conflitto politico a Venezia esplode, dopo la proposta del doge di escludere le classi medie dall'accesso al maggior consiglio. La legge viene inizialmente di poco bocciata, ma nel 1297 viene alla fine approvata e avviene la serrata del maggior consiglio. Le tensioni sociali crescono, aumentando dopo la disastrosa sconfitta nella battaglia di Curzola, nel 1298. La pace firmata nel 1299 a Milano è molto dura e crea problemi economici alle classi dei cittadini, già colpiti politicamente dalla serrata.
Alcuni membri del Partito Popolare, capitanati da Marin Bocconio, uno degli esponenti del partito appartenente alla classe dei cittadini, congiurano contro il doge, ma vengono scoperti, arrestati e impiccati. Rafforzati dal successo contro la congiura, il doge Gradenigoli e gli aristocratici rivolgono la loro attenzione a Ferrara, dove nel 1305-1306 inviò rinforzi al marchese Azzo VIII d'Este, consentendogli di battere i suoi nemici e diventare padrone della città, ma alle dipendenze di Venezia. Quando muore Azzo VIII, Venezia interviene in favore dell'erede Folco d'Este, contro gli zii Francesco e Aldobrandino, supportati da Papa Clemente V. I veneziani occupano la città, ma la rivolta degli abitanti costringe Folco a rinchiudersi nelle fortezze. Lo stallo si interrompe con la dichiarazione di guerra di Venezia contro lo Stato della Chiesa, seguita dalla scomunica papale del Doge. L'evento apre una profonda spaccatura dei due schieramenti politici a Venezia, con i popolari, guidati da Jacopo Querini, che si schierano su posizioni guelfe. Nel 1309 il Papa lancia l'interdetto sulla città di Venezia, ordinando al clero di evacuare, mentre ovunque all'estero esplodono violente reazioni contro i beni e i mercanti veneziani. Molti stati inviano contingenti per liberare Ferrara. Alla fine i veneziani si arrendono, abbandonando i possedimenti ferraresi e a Venezia si accendono scontri che portano a risse nel Maggior Consiglio, con le famiglie Querini, Tiepolo e Badoer della fazione popolare contro le famiglie Giustinianin, Dandolo e Gradenigo della fazione aristocratica. Jacopo Querini, vecchio e moderato capo dei popolari, viene nominato baglio a Costantinopoli e lasciando Venezia, gli esponenti del suo partito iniziano a tramare per rovesciare il doge Gradenigo e la fazione aristocratica. Il giovane Baiamonte Tiepolo, nel 1310, avrebbe guidato l'assalto del palazzo ducale, ma il tradimento di un congiurato permette al doge di prepararsi, sorprendendo i rivoltosi che vengono respinti e costretti a barricarsi a Rialto. Alla fine le parti si accordano e i congiurati rifugiati a Rialto accettano l'esilio, mentre quelli che erano stati catturati dalle guardie del doge vengono giustiziati. Schiacciata così l'opposizione, il doge era dal suolo le proprietà degli avversari e gli aristocratici hanno carta bianca. Viene creato il Consiglio dei Dieci, con funzioni di tribunale straordinario per la repressione delle minacce contro lo Stato. Costituita una milizia cittadina al comando dei capi sestieri per la difesa della Repubblica ormai diventata aristocratica, è limitato l'accesso al Maggior Consiglio. Alla fine, vittorioso, Pietro Gradenigo muore nel 1311.